Armenia, un popolo da conoscere. Le mie riflessioni partono dalla visita di una mostra e dalla visione delle bellissime fotografie di Graziella Vigo, che sono contenute in questo libro, Armenia, culla della cristianità di Graziella Vigo. È un libro fotografico. Questa volta quindi andiamo a recensire un libro di fotografie, non un testo narrativo o comunque un testo scritto. Però vi assicuro che varrebbe proprio la pena di comprare questo libro fotografico, perché spesso le immagini parlano più delle parole ed è quello che avviene proprio in queste bellissime fotografie che ci fanno conoscere questo straordinario popolo, ci fanno conoscere i resti culturali che questo popolo ha lasciato, quindi monasteri ad esempio, e non solo, e poi ci fanno conoscere anche i volti degli armeni, cioè quindi sono bellissime anche le fotografie, i ritratti di questo popolo, di questa gente. L'Armenia è una regione e quindi gli armeni sono un popolo di, come dire, che affondano le loro radici in una storia remota. Addirittura le origini sono di un popolo di lingua indoeuropea che si è spostato e migrato insieme a tantissimi altri popoli come gli Ittiti, Persiani, Medi, eccetera, eccetera. Poi si è stanziato, dopo una serie di vicende, appunto, nella zona presso l'altopiano caucasico, che poi ancora oggi noi chiamiamo Armenia. Attenzione che loro, ecco, l'ho già ribadito nella mia riflessione sul libro di Mush di Antonia Arslan, chiamano lo Stato dell'Armenia, lo Stato indipendente dell'Armenia, con capitale Yerevan. La chiamano la piccola Armenia, perché corrisponde solo a una piccolissima parte di quella che in effetti è stata la regione occupata dagli armeni nel corso dei secoli. La tradizione vuole che siano stati due degli apostoli, Taddeo e Bartolomeo, a cristianizzare gli armeni. E gli armeni furono quindi fra i primissimi popoli ad essere resi cristiani. Importante anche l'opera di San Gregorio, l'evangelizzatore. Sta di fatto comunque che nel 301 il re degli Armeni si converte al cristianesimo, pertanto il cristianesimo diventa religione di Stato nell'Armenia prima ancora di quanto accada ad esempio nell'Impero Romano, no? Come ben sappiamo con l'Editto di Tessalonica nel 380, un'ottantina di anni dopo. Volevo dire un'ottantina di anni dopo. Quindi una cosa però interessante. Gli armeni a questo punto sviluppano i loro riti che sono diversi dai riti della Chiesa cattolica, così come diversi da quelli della Chiesa ortodossa. Possiamo definire la Chiesa degli armeni una Chiesa autonoma, sicuramente non una Chiesa scismatica. Quindi una chiesa che non si è separata, ecco, dall'ortodossia, non si è separata dalle altre chiese. Solo le vicende storiche hanno fatto sì che proseguisse questa tradizione, proseguisse la liturgia, i riti armeni, eccetera, indipendentemente da quelli di altre, insomma, da altri riti. Più o meno come è accaduto anche ai copti in Egitto. Un ricordo personale. Sono andato a visitare la Basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme e ho visto proprio, e mi ha molto affascinato, incuriosito, quella parte della Basilica del Sepolcro che è affidata alle cure della Chiesa armena. Quindi già lì ho fatto il primo incontro, diciamo, con l'originalità di questa chiesa. Pensate che nelle chiese armene non ci sono panche, i riti si seguono in piedi e durano tantissimo, fra canti e tantissime altre manifestazioni liturgiche, durano anche ore e ore.
L'alfabeto armeno, anche questo, è singolarissimo, originale. Fu inventato da Meshrob Mashot nel 404 d.C. Ecco, i luoghi dell'Armenia. Parliamo adesso dei luoghi dell'Armenia. Dicevamo, queste zone un po' montagnose che hanno permesso, tra l'altro, agli armeni di sfuggire per anni, per secoli, insomma, alle persecuzioni, ad esempio, dei musulmani, gli ottomani, eccetera. Cioè, riuscivano a nascondersi in mezzo a queste montagne quasi impenetrabili, era proprio il loro scenario naturale, e quindi riuscivano a continuare le loro tradizioni senza essere influenzati da persone che imponessero altre religioni, altre tradizioni, eccetera. In mezzo a queste montagne, presso per esempio il monte Ararat, la famosa montagna sacra agli armeni, ovviamente, oltre che ai greci, no? Perché è la montagna insomma, di Noè, del diluvio universale, no? Oggi però la montagna dell'Ararat non è appunto nell'Armenia, nello stato dell'Armenia, ma è in territorio turco. Ai piedi dell'Ararat però si trova Yerevan, l'antica Erebuni, fondata nel 782 a.C., che è diventata capitale appunto di questo stato, dello stato dell'Armenia. Non tutti gli armeni, dicevamo, si trovano comunque in questo stato, dentro la piccola Armenia, dentro questo stato qua. Molti sono stati dispersi, ne parleremo dopo. Altri si trovano in Karabakh, che è un'enclave armena nello stato dell'Azerbaigian, dove ci sono gli azeri, quindi c'è una zona, una regione appunto di armeni, il Karabakh, dove si trovano importanti monasteri, tra l'altro. I monasteri sono fra i luoghi più importanti della religiosità armena. Ad esempio i monasteri di Tatev e Jegard, appunto in Karabakh. Quest'ultimo è tutto in pietra ed è dotato di acustica perfetta, tanto che Andrea Bocelli ha registrato lì dei brani musicali. Oppure nell'Armenia, non nel Karabakh, il famosissimo monastero di Davidank, sta per Taddeo, infatti è un monastero dedicato a Sant'Addeo, addirittura fondato nel primo secolo avanti Cristo. Quindi una storia molto ricca, no? Infatti questo libro si intitola Non per nulla Armenia, culla della cristianità. Una storia che gli armeni hanno conservato gelosamente, malgrado tutte le persecuzioni. Pensate per esempio all'offerta delle candele, rito usuale degli armeni, che accendono sempre una candela per loro stessi e una per la patria armena quando vanno appunto in chiesa. Poi però purtroppo gli armeni hanno dovuto subire una prova tremenda, che è stata quella del genocidio di 1,5 milioni di armeni, avvenuto durante il 1915, come già detto nell'altro contributo sul libro di Mush, giustificato dalla presunta, diciamo, alleanza degli armeni con i russi, i turchi, con questa scusa, con la scusa quindi che gli armeni avessero favorito i loro nemici durante la guerra, durante la prima guerra mondiale, i turchi trucidarono tutti gli armeni, con l'idea proprio, la stessa idea di Hitler, cioè di sterminare totalmente gli armeni, in modo che non ce ne fossero più sulla faccia della terra. Qualcuno però è rimasto. Pensate che qualcuno, che poi comunque viene ucciso nel corso di questo genocidio, ha avuto il coraggio di scrivere parole poetiche, come Daniel Varouhian, che ha scritto la sua poesia Il ritorno dal canto del pane, nella quale dice, poesia poi tradotta da Antonia Arslan e pubblicata per
Guerini associati, nel libro Il canto del pane. Questa sera veniamo da voi cantando un canto per il sentiero della luna. Questa sera veniamo da voi cantando l'amore per il sentiero della montagna. Questa sera veniamo da voi cantando la speranza per il sentiero del campo. Questa sera veniamo da voi cantando il pane per il sentiero dell'aia. O granai, nell'oscurità del vostro seno immenso, lasciate che sorga il raggio della gioia. Pensate che davvero ha scritto queste parole in quegli anni là, tremendi, gli anni dello sterminio. La ragnatela sopra di voi, lasciate che sia come un velo d'argento, poiché carri, file di carri, vi hanno portato il grano in mille sacchi. E così, con questa tenacia, il popolo armeno è riuscito a conservare le sue peculiarità, la sua cultura, che arricchiscono anche noi, una cultura che arricchisce, volevo dire, anche noi italiani. Pensate, ad esempio, all'isola di San Lazzaro. A Venezia c'è un'isola, l'isola di San Lazzaro, che è chiamata Isola degli Armeni, perché qui sono giunti in Italia gli armeni nel 1700 e ancora oggi essa, cioè il monastero, no? Ed essa è un centro culturale armeno, dove sono nascosti preziosi manoscritti e dove viene perpetuata appunto questa cultura armena così interessante, così originale e così importante anche per noi. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio all'indirizzo www.gaudio.org/news.